riesce a vincere questo torneo. E ripeto, le era sfuggito tre volte in altrettante finali. Ma la dimostrazione che è una giocatrice infinitamente più sicura di sé, è una donna infinitamente più sicura di se stessa, ancora prima che una giocatrice. Due ore e mezza di gioco. Cioè, altri tempi, in un match simile, alla fine avrebbe perduto Amélie. Ah sì, sicuramente. È vero. Comunque una bella finale. Beh, una finale direi non si poteva sperare di meglio, non si poteva chiedere di meglio, una volta di più salvati dalle donne, perché il torneo femminile è stato molto più appassionante. Nettamente. Sì. Anche grazie alle nostre ragazze. Anche grazie a Silvia. C'è Massimo Marianella alle prese con Amélie Mauresmo. Eccomi qua. Amélie, la quatrième fois était la bonne ici à Rouen. Très difficile, vraiment c'était très juste aujourd'hui. C'était un super match, je pense très haut niveau. Jennifer a tout de suite très bien commencé. Et voilà, c'est allé de mon côté cette fois, c'était vraiment très difficile encore une fois, mais je suis très très contente. Enfin, je vais soulever ce trophée à Rome, donc c'est bien. Ho detto la quarta volta qui a Roma è stata buona, lei ha detto sì, è stato molto difficile, soprattutto perché lei ha cominciato molto bene la partita, è stata una partita di due ore e mezzo di grandissimo livello di tennis. Quanto ha la sensazione di changer il match dans le deuxième set quand tu allais au final? Début du deuxième set, j'étais plus agressive. J'allais un peu plus vers l'avant. Et c'est vrai que ça a été la clé pour équilibrer un petit peu le match. Mais bon, je crois que ça se joue à pas grand-chose et ça peut aller d'un côté comme de l'autre quoi. Quando hai avuto la sensazione di cambiare il match all'inizio del secondo set, quando sono stata un po' più aggressiva, ma alla fine la partita, come avete visto, poteva andare da una parte e dall'altra. C'est le deuxième tournoi qui tu as gagné sur la terre battue d'affilée et maintenant Roland Garros. Prochain, oui, la semaine prochaine, je vais me reposer un petit peu, me préparer pour Roland Garros. On va voir, j'espère que ça va continuer comme ça. Secondo torneo vinto di fila sulla terra rossa, adesso c'è il Roland Garros. Ha detto "Beh, la prossima settimana mi preparerò e spero che possa continuare così". Rino. Bene, insomma, soddisfazione, sai, tre finali perdute, poi comincia a venirti il complesso. Al di là di questo c'è sicuramente la maturazione, come hai detto tu prima Gianni, questa partita qui Jennifer, sì, la Mauresmo l'avrebbe persa qualche anno fa. Comunque un'ottima finale, noi ci fermiamo un momento e poi riprenderemo la linea per la cerimonia della premiazione. Di nuovo in diretta dal centrale del Foro Italico, dove si sta allestendo, ormai praticamente i preparativi dovrebbero essere terminati, la cerimonia della premiazione del singolare femminile degli internazionali d'Italia. Vi ricordo il risultato della finale: ha vinto Amélie Mauresmo, che ha battuto Jennifer Caprianti col punteggio di 3-6, 6-3, 7-6, 8 punti a 6 il punteggio del tie break, dopo che Jennifer Caprianti aveva avuto un match point sul 5-4 del terzo set. Premiata da Nicola Pietrangeli, presidente del Comitato d'Onore Telecom Italia Master, Jennifer Capriati, Stati Uniti. Viene premiata per prima Jennifer Capriati e Nicola Pietrangeli. La finalista Jennifer Capriati riceve il quarto set dalla nostra Cristo. E riesce a sorridere. Quando si arriva così vicini a vincere. È più difficile accettare la sconfitta, ma insomma. Ma perché la premia Nicola? Ah, perché la signora ministro premierà poi la vincitrice, Mauresmo. Ecco perché, sì.
Sì, perché Nicola è una sorta di maestro delle cerimonie del torneo ormai. Abbiamo anche la signora Pericoli, l'hanno recuperata, mi fa molto piacere. Credo che siamo tutti d'accordo che abbiamo assistito a qualcosa di straordinario, un match fantastico, perfetto. Purtroppo nel tennis deve esserci un vincitore. Unfortunately in tennis there must be someone who has to win. Il risultato ideale sarebbe stato 1-1, cioè due regine per quest'anno a Roma. Would have been ideal to have. Fa sempre un po' male perdere. It's always painful to lose, but I think you have so much wonderful people here that love you that it should compensate. Io credo che l'amore di tutti voi la compenserà del dispiacere per questa sconfitta. Thank you. Of course I speak no Italian. I think that's no surprise. Purtroppo non parlo italiano. Finally, after what, 14, 15 years, I finally can get to the finals here at least. Finalmente dopo 14-15 anni, non so neanche quanti siano, sono riusciti ad arrivare in finale. We both gave it all we got and we fought. Tutte e due abbiamo dato il nostro meglio. That much better. So. Lei è stata un pochino più brava. First of all. Jennifer è dispiaciuta di non parlare l'italiano, però ha detto che dopo tanti anni finalmente era arrivata in finale e aveva tanta voglia di vincere, però tutte e due hanno dato moltissimo, hanno dato tutto quello che avevano. Lei è stata più brava, ha meritato questa vittoria. I'd like to thank the people that were here with me this week up there, which is my mom and fitness TR and coach Heinz and l'allenatore. My dad is not here, so I can't win without my dad being here. So at least. Cioè, purtroppo mio papà non era qui, dice, evidentemente allora, cioè, non riesco a vincere senza mio papà. Un ringraziamento naturalmente a tutti quelli che sono stati presenti ad incoraggiarla questa settimana, e sono stati tantissimi, naturalmente nel palchetto lassù la mamma, i suoi amici e Gunther, che è il suo nuovo coach, e poi ha aggiunto, però senza papà evidentemente non riesco a vincere.